Ciao a tutti ragazzi, bentornati con una nuova casellina dell'avvento tra le righe. Io sono Naomi e la casellina di oggi è l'annuale flip through del Reading Journal di quest'anno. Quindi vi faccio vedere tutto. Sono arrivata fino all'inizio di dicembre, ho fatto lo spread. Ovviamente non è tutto completato perché il mese non è finito, ma comunque ho fatto tutto quello che dovevo fare, quindi manca la parte con le recensioni. Vi faccio vedere le prime pagine, quelle che avete visto nel setup a inizio anno, che nel frattempo sono state completate, e tutti gli spread, tutti i temi che ho usato. Poi man mano vi dirò quali sono i miei preferiti. Solito disclaimer che faccio sempre: gli spread non sono una mia invenzione. Pinterest è la mia principale fonte di ispirazione, quindi a volte metto insieme più spread, a volte li riprendo pari pari, a volte li modifico leggermente, ma siccome cioè, non è vendita né niente, per mio uso personale non succede niente. E partiamo dalla prima pagina, magari ci centriamo bene. 2022 semplicemente è la pagina iniziale con questo motivo a rose che avevo quasi intenzione di colorare, ma poi mi piaceva così, quindi l'ho lasciato com'era. Poi due pagine che non servono a molto. Una in realtà c'era una pagina bianca e quindi l'ho decorata con una citazione, e qua era una lista dei miei obiettivi di lettura dell'anno. Non andavano completate, erano più di bellezza in realtà. Qua uno spread che avevo fatto con le migliori intenzioni, ma che non ho usato per niente. Cioè uno spread con una struttura future log che si usa nel bullet journal, dove dovevo semplicemente scrivere colonna per colonna, ogni colonna corrisponde a un mese, le uscite interessanti del mese, ma come vedete non ci ho scritto niente. Peccato perché avevo usato uno degli washi tape belli che avevo e alla fine non ci ho fatto niente. Idem, ma cominciamo veramente benissimo con la mia Goodreads Challenge, che ho finito, solo che avevo fatto questo spread a quadratini, avevo iniziato a completarli e poi basta. L'anno scorso avevo fatto uno spread a libreria con le coste dei libri disegnati e anche quello non l'ho usato molto, quindi mi sa che l'anno prossimo non lo mettiamo proprio. Avevo provato a farlo in modo diverso, tra l'altro è uno spread che mi piace tanto, però alla fine non l'ho usato. Poi c'è quello per la TBR del 2022, i 22 libri del 2022. Questo l'ho usato, semplicemente ho fatto un quadratino di fianco a ogni libro e lo crocettavo quando leggevo il libro corrispondente. Me ne mancano tre in questo momento, però insomma non è che dovessi farci chissà che cosa, ma comunque l'ho usato. Qua dovevo segnare via via cosa leggevo per il programma dei mattoni russi di Legna Zodiaco, su cui mi sono persa immediatamente. Infatti, come vedete, l'unico che ho letto è il primo, cioè Il Conte di Montecristo, che per me però vale per tutto il programma perché mi è piaciuto tantissimo. Sugli altri, niente. Però vabbè, mi ero resa conto già all'inizio dell'anno scorso di essermi messa un po' troppa carne al fuoco, infatti non sono riuscita a gestire tutto. Però vabbè, fa niente, non succede nulla, nessuno finirà male per questo. Poi la buzzword attorno di Books. Oh mamma, un lapsus. Books and Lala, ecco. Questa l'ho completata, anche questo spread mi piaceva molto. Vabbè, in realtà si poteva completare in più modi e quindi magari si poteva pescare da altri mesi anche se non erano quelli corrispondenti, o si potevano fare scambi di challenge. Praticamente c'era o un tema o una parola specifica per ogni mese, bisognava leggere un libro corrispondente. Poi c'è il mio anno gotico. Lo spread, nonostante sia piuttosto semplice, a me piace tantissimo, è andata un po' meno bene per il completamento della challenge. Vedete che le X azzurre sono quelle dei libri che ho letto e sono meno della metà. In realtà l'anno non è ancora finito, quindi in realtà vorrei recuperarne un paio di cui ho l'audiolibro, per esempio L'Abbazia di Northanger o Il Monaco o Frankenstein, però ecco, alla fine non sono riuscita a farne uno al mese come volevo. Magari se dovessi fare una cosa del genere l'anno prossimo su un tema diverso, farò un libro ogni due. Poi avevo questo spread un tracker che usavo per NetGalley, per gli archi digitali che prendo sul sito. Ne ho letto in realtà qualcuno, in realtà qui non sono neanche segnati, non l'ho usato molto, però credo che lo rifarò l'anno prossimo perché comunque mi serve, magari cercando di essere un po' più brava.
Questo invece è lo spread sul, da lì forse non si legge, ma è un anno in libri. Ogni mese metto il libro che mi è piaciuto di più di quel determinato mese. Alcuni finiranno nei migliori dell'anno, però poi alla fine può essere che un mese, ad esempio, un mese bruttino era stato giugno, se non sbaglio, dove sicuramente questo non finirà tra i migliori dell'anno, ma era semplicemente il migliore del mese. Sono rimasta ad agosto, però è anche vero che in realtà non li metto mese per mese, tipo ogni 2-3 mesi stampo le copertine per non stampare una copertina a foglio. Però comunque l'ho usato. Poi, quello delle serie finite, dove avevo fatto anche una rappresentazione grafica, stavolta allora qua scrivo le serie che finisco man mano, e il mio obiettivo era di 18 serie e sono riuscita a completare il mio obiettivo, e qua invece c'è questo serpentone diviso a segmenti che poi ho colorato man mano che leggevo una serie o che completavo una serie, perché ogni segmento corrisponde a una serie, infatti sono 18, adesso non si vedono bene sotto il colore ma sono numerati. Il primo è quello, questo qui sulla coda, per poi arrivare fino al 18 che è la testa. È stato carino, non, ovviamente questa pagina non è fondamentale, ma mi sembrava una cosa simpatica. Poi lo spread sulle serie finite, cioè lo spread, le diverse pagine con spread delle serie finite, e qua potete avere una minima idea della situazione. Io dico sempre che ho una situazione terrificante con le serie, che ne ho tantissime da finire, e magari voi dite sì, dirà per modo di dire o starà esagerando. No, non sto esagerando per niente. Poi ci saranno in realtà qua delle serie, quelle che vedete con il cerchiolino colorato sono quelle che ho finito, poi ce n'è qualcuna tipo questa o questa, e sono le serie che ho deciso di abbandonare, quindi quelle non figureranno l'anno prossimo. Più però ci sono quelle che ho iniziato quest'anno. E sì, sì, la situazione è questa. Poi qua ho lo spread sulle TBR stagionali. Questo non è completato, semplicemente ho fatto un riquadro per ogni stagione. Questo non è completato semplicemente perché ho fatto una cosa diversa. Qua mettevo qualche libro, non tantissimi, tipo 6 o 7, qua, qua e qua nelle altre stagioni. E per l'autunno invece ho fatto una cosa del genere, cioè ne ho messe appositamente di più per fare un po' di mood reading anche con la TBR. Quindi in realtà ho letto qualcuno di questi libri, ma non contavo di finirli tutti, quindi qui non ci stavano, e poi me lo tenevo all'interno e andavo a ripescarlo ogni tanto. Avere una rappresentazione grafica a portata di mano mi aiuta, quindi ho stampato le copertine anche, vabbè, in realtà le stampavo anche per questo, però mi sono divertita, è stato semplice da fare, ma mi sono divertita a farle. Infatti mi sa che l'anno prossimo non metterò questo spread, farò direttamente questo e lo terrò infilato dentro, poi lo rifarò per ogni stagione perché mi è piaciuto farlo. Poi, siamo un po' decentrati adesso. Poi, vabbè, questo mi serviva in realtà per un video che volevo fare e che non ho fatto, quindi è rimasto lì così. Questa era semplicemente una pagina divisoria, e adesso passiamo con gli spread veri e propri. A gennaio ho usato uno spread origami, adesso faccio vedere anche come ho organizzato quest'anno le varie sezioni, cioè che tipo di spread ho fatto. Quindi c'è la solita copertina, la pagina dei libri letti che è ad elenco, e ovviamente queste pagine, soprattutto questo, i libri letti, questo delle statistiche, il Bucol, mi servono anche per YouTube, perché così tengo segnato. In realtà, vabbè, io ho anche Goodreads, quindi questa è una ripetizione, però fa niente, a me piace averla anche cartacea e mi aiuta anche a colpo d'occhio quando quando faccio i wrap up, perché così pagina per pagina, mese per mese sono già divisi, mentre su Goodreads magari non mi ricordo quando è stato l'ultimo libro di un determinato mese, qual è stato il primo, quindi mi aiuta. Quindi dicevo, la pagina dei libri letti, la pagina delle statistiche, per intenderci sono quei riassunti del mese che io faccio all'inizio dei wrap up, tipo tot libri, tot DNF, libri in vari formati cartaceo, audio, eccetera, i vari generi, quanti libri per genere ho letto, insomma. Questo ecco è praticamente solo per YouTube, mi aiuta perché tanto è una cosa che faccio prima dei wrap up, per cui me lo faccio direttamente alla fine del mese sul reading journal e ce l'ho già pronto. Poi la pagina del book haul,
E poi ho aggiunto quest'anno la pagina del libro del mese, dove poi faccio, che poi in realtà è una ripetizione di... Aspettate, è una ripetizione di... Dov'è? È una ripetizione di questo spread. Libro del mese, dove faccio questi grafici che io faccio semplicemente su Canva e che poi stampo. Incollo la copertina e poi metto qualche parola chiave sul perché il libro mi sia piaciuto, qualche caratteristica che mi è piaciuta del libro. E poi c'è tutta la parte sulle recensioni. Semplicemente i libri che ho letto li riprendo e scrivo qualcosa su ognuno. A febbraio ho usato un tema mattonelle, che sono molto carine ma sono state un po' lunghe da fare, però mi piace comunque come è andata alla fine con il risultato. Libri letti, qua c'erano due... Read Alton, a cui ho partecipato e quindi ho fatto delle pagine dedicate. Poi avevo provato a fare una Dutch Door, si chiamano, nel gergo del bullet journal. La pagina del book haul, poi in realtà qua avevo dimenticato di fare la pagina delle statistiche, però poi la ritroverete dopo. E qui mi ero inizialmente dimenticata di fare la pagina del libro del mese, quindi però me ne sono accorta, l'ho fatta alla fine. Quindi c'è comunque... Poi marzo, siccome c'era una readathon che durava tutto il mese, che era sul tema dei dell'antica Grecia, ho fatto il tema antica Grecia per tutto il mese, quindi qua ho fatto l'entrata del tempio, poi la pagina dei libri letti, le statistiche ancora, beh in realtà non sto a ripetere sempre perché sono sempre quelle le pagine. Quindi qua ho fatto delle colonne con i vasi, qua ho fatto un elmo, quindi alla fine questi vedete sono vuoti, non mi sono serviti, però li avevo fatti, altre colonne. Ho usato tanto il giallo, ecco questo mi è piaciuto tanto, come è venuto? E il giallo metteva un po' di allegria, non so perché questa pagina in particolare mi è sempre piaciuta tanto, con questo vaso rotto, anche questo. Questo non da Pinterest, da il video di qualcuno. Lo strumento musicale, il libro del mese, poi ho ripreso il giallo e la parte di recensioni. Aprile era il mese della Magical Readathon, quindi il tema è stato la magia, l'occultismo, con un po' dentro rune, astrologia, ho fatto un po' mischione. In realtà sono stata anche un po' pigrotta, ma perché? Allora, vedete, qua ho fatto questa pagina dove in realtà ho stampato direttamente il riquadro viola e poi ci ho disegnato sopra con una penna bianca e poi qua ho semplicemente fatto delle macchie colorate con stelline stilizzate, ma perché la vera chicca di queste le etichette a contrasto, ma perché poi la vera chicca, purtroppo io non potevo cercare di essere all'altezza in alcun modo, erano le grafiche della Magical Readathon che ha fatto Gia di Book Roast, che è la creatrice della Readathon, e le aveva messe a disposizione da poter stampare e quindi le ho messe e niente, non ci ho provato neanche a fare qualcosa che fosse lontanamente bello quanto queste, però un po' di colore lo volevo dare comunque. Poi a maggio, anche qua mi pare fosse sempre per una Readathon, no, alla fine non ho partecipato alla Readathon, no, però era l'Asian Pacific American Heritage Month, e sì, c'era anche l'Asian Readathon, quindi ho fatto qualcosa a tema, e ho usato anche qua parecchio rosso e dorato. Questo doveva essere un panda, così forse non si capisce, perché poi mi sono dimenticata di fare le parti in nero, tipo i piedini, adesso mi sono resa conto di non averle fatte, però tecnicamente doveva essere un panda. Ovviamente nell'immagine di riferimento era molto più bello. Qui ho incollato questo in realtà per riempire la pagina, perché poi è finito il mese, ho fatto lo spread del mese successivo, quindi ho stimato più o meno il numero di pagine che mi servivano per scrivere e poi mi è avanzata una pagina, quindi niente, dovevo riempire una pagina. Questo è stato uno dei miei mesi preferiti, scusate,
Centro un attimo per lo spread, peccato che sia stato un mese terribile dal punto di vista di letture, veramente da dimenticare, insieme a ottobre, però a ottobre non quanto questo, questo è stato veramente il mese peggiore. Quindi ho fatto un tema mare, non per una ridatone in particolare, semplicemente perché si sentiva già l'aria estiva e quindi ho approfittato. Questa è stata una delle volte in cui ho proprio mischiato, infatti si vede anche che gli stili sono un po' diversi. Fa niente, questa pagina con il faro, anche questa è una delle mie preferite, proprio nonostante sia molto stilizzato, molto semplice, per carità, mi è piaciuto tantissimo. Ecco, è un peccato che questi spread mi siano venuti in questo mese. Guardate anche qua, è stato uno dei miei mesi migliori con lo spread. Poi vedete, infatti due pagine mi sono servite semplicemente per riassumere quello che avevo letto. Tema girasoli per luglio, mi sa che l'avevo fatto anche l'anno scorso, ma mi era piaciuta l'idea, l'ho fatto un po' diverso e anche questo è stato, mi sembra di ripetermi, ma evidentemente ho scelto cose che mi piacevano per questi spread. Anche questo è stato uno dei miei preferiti, un abbinamento un po' più felice perché è stato un mese migliore. Anche qua ho usato tanto giallo. E anche qua mi era avanzata una pagina da coprire e quindi ci ho incollato dei girasoli per rimanere in tema. Poi, ecco, questo è stato un mese in cui ho un po' svaccato agosto, nel senso che ero partita bene, ho fatto questa cover page che doveva essere a tema Portal Fantasy, quindi c'era questa porta e al di là qualcosa che proprio non ti aspetteresti, quindi insomma una specie di portale verso un altro universo, e poi mi sono persa. Infatti è stato questo o più avanti? Vabbè, comunque dovevo fare queste pagine statistiche e non le ho fatte, poi alla fine non avevo comprato niente qui evidentemente, quindi non ho avuto la fretta. Qui c'è stata un'altra Magical Readathon. Qui avevo cominciato a inserire questo spread, quello sulle serie finite, dove avevo cercato di motivarmi un po' perché mi ero un po' persa sulla questione serie da finire nell'anno, e quindi avevo messo ogni tanto questi spread dove mi davo un tot di serie da leggere e cercavo di completarle. Qui non era andata molto bene, più avanti lo ritroverete in alcuni mesi e lì sarà andata meglio. Questo era sempre per la Magical Readathon, il libro del mese. Ecco, la parte di recensioni qui è tutta vuota. Proprio zero patata. Settembre, tema autunno, quindi qua ho fatto questi funghi, foglioline varie, zucche, alberi autunnali, altre foglie. Tra l'altro mi piace molto come stanno, come questo effetto con le foglie che spuntano dai bordi. L'ho fatto anche qui. Avevo quasi intenzione di colorarle anche qui, ma mi piacevano così. Qui, ecco, questo era un altro spread di serie finite e non so se si vede, ma qua ci sono delle scritte, sono le serie che effettivamente ho finite, quindi effettivamente qui ero riuscita a usarlo. Libro del mese. Ottobre. Volevo andare con qualcosa di halloweeniano, ma poi ho cambiato completamente e sono andata su un tema lunare e sul lilla. Quindi cover page, poi avevo messo anche queste catinine, questi, non so come altro definirli, questi charm che spuntano dai bordi. Però ottobre anche qui non è stato un grandissimo mese, non ho letto molto e molto di quello che ho letto non mi è piaciuto, quindi anche qua è stato un po' sprecato. Questo sulle serie finite l'ho fatto, ma non l'ho usato per niente. Altro tema autunnale per novembre, siamo quasi alla fine. Qui varie cose, insomma, ho fatto tipo lavagnetta qui. Questo mi è piaciuto molto, questo effetto che si è venuto a creare qui con tutte le foglie, ghiande varie. Ho usato un po' di dorato qua,
ho creato un po' di cosiness, diciamo, con tè, copertine, libri, calore, cibo, piantine, eccetera, eccetera. E siamo quindi all'ultimo dicembre e io so già cosa state pensando, cosa sono questi sgorbi rossi che hai fatto di bianco. Non lo so, sembrava una buona idea quando li ho fatti, ma mi sono un po' pentita, però ormai non si potevano togliere. Ovviamente dicembre, tema invernale, ma più che altro natalizio, cioè siamo proprio sul basico qua. Qui ho fatto varie foglie di agrifoglio, bacche, campanelle, finestre con decorazioni natalizie, sacchi con dentro i regali e questo è l'ultimo che ho detto, non l'ho ancora completato, quindi qua va ancora il libro del mese e poi qui ci saranno le pagine con i libri letti. Quindi anche quest'anno non riuscirò a finirlo tutto. Credo solo il primo anno in cui l'ho fatto sono arrivata in fondo, ma anche l'anno scorso non l'avevo finito. Però, cioè, per quanto mi dispiaccia, preferisco iniziare con uno nuovo. Cioè, preferisco non iniziare magari dal fondo e poi passare all'altro. Quindi non voglio buttarle, quindi magari, cioè, va a finire magari che quelle che rimangono, tipo, le tolgo e le uso come carta volante per gli appuntini, per scarabocchiarci, ma non andranno sprecate. Quindi, questo per quanto riguarda il mio spread di quest'anno. Fatemi sapere se anche voi tenete un reading journal, se, vabbè, io ho visto che alcune persone fanno qualcosa di molto più minimale, che io obiettivamente mi diverto e mi piace farlo, quindi, però ho visto alcuni video di persone dove onestamente fanno un po' meno, magari non hanno tutti questi spread e ci mancherebbe, magari a voi piace qualcosa di un po' più minimal, ma fatemi sapere se avete anche voi un reading journal o se non un reading journal, semplicemente un quadernino con la lista dei libri, anche più anche fatto in maniera più semplice, cosa ne avete pensato dei miei spread e se avete qualche idea per qualche spread che potrei usare l'anno prossimo, perché ho visto, io cerco di variare, ma poi magari di anno in anno rifaccio in modo diverso alcuni spread che ho fatto negli anni precedenti. Non sono sempre tutti uguali, però magari ad esempio quello dei girasoli che avevo fatto l'anno scorso l'ho riportato. Quindi niente, se avete voglia di dirmi qualcosa, io vi aspetto qua sotto nei commenti. Detto questo, vi ringrazio ancora di essere stati con me, io vi do un grosso bacione e vi do appuntamento domani per la prossima casellina. Ciao ciao!